Ciao a tutti, cari amanti di grafica, oggi facciamo un tutorial molto utile. Di frequente mi capita, non solo a me ma pure ai miei clienti, colleghi, che dobbiamo inserire la propria immagine su un contesto pubblicitario e, guarda caso, abbiamo il maglione che stona, la t-shirt sbagliata. Allora, come cambiare colore con una funzione rapidissima con Photoshop? Questo tutorial utilizza semplicemente un comando particolare. L'unica cosa che noi dobbiamo fare, come vedete dall'immagine, noi dobbiamo selezionare l'abito della nostra modella e dopodiché decidere il colore da abbinare. Io ho fatto delle scelte, volevo provare sul verde, sul blu e sul viola. Per fare ciò ho scaricato delle immagini su un verde che mi poteva interessare, su un blu che mi poteva interessare, più un azzurro, e su un viola. Ovviamente lo potete fare con tutti i colori, l'importante è che abbiamo il seguente requisito. L'immagine deve possedere il colore che a noi interessa sia nelle tonalità più chiare, quindi dove c'è la luce, nelle zone più di luminanza, sia nelle zone di ombra. Ok? In questo modo possiamo utilizzare la nostra foto perfettamente per il nostro tutorial. Quindi andiamo intanto ad aprire i nostri potenziali nuovi abiti da abbinare. Dopodiché, ognuno di questi dobbiamo creare una semplice selezione dove andare a prendere sia la parte chiara che la parte scura, la parte con la luce che la parte con l'ombra. Quindi facciamo così, andiamo a prendere pure queste parti, come abbiamo detto, le parti dove ci sono sia luce che ombra. E basta, tutto qua, lasciamo la selezione attiva. Passiamo all'altro, facciamo la stessa cosa di qua. Selezioniamo questa zona che è molto luminosa e andiamo a prendere pure zone più ombrate, come queste di qua. Andiamo sul viola e prendiamo tutta questa zona di qua. Io la cerniera la voglio evitare, non si sa mai. Preferisco fare così. Ok, a questo punto dobbiamo scontornare perfettamente invece questo abito, o meglio questa casacca, questa t-shirt. Guardate, non so il termine tecnico, che qualche gentilissima donna mi scriva come si chiama questa cosa. Allora, per selezionare questo indumento utilizzeremo il pennino. Ok, metto un po' di zoom, inizio a selezionare il mio indumento e sicuramente accelererò questo percorso così non vi annoiate. Ok. Allora, ho utilizzato il pennino perché per questo tipo di selezione penso che sia ottimo. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi strumento per selezionare. Non vi ho spiegato come si utilizza il pennino perché non è il tutorial che spiega come si utilizza il pennino, pure perché sarebbe stato un video poi estremamente lungo. L'obiettivo di questo tutorial è spiegare un comando che è poco conosciuto e che può essere molto utile. A questo punto devo selezionare, come abbiamo detto, selezioniamo. Se avete creato il tracciato con il pennino, possiamo selezionare andando su Tracciati, premo sul tasto CTRL COMMAND in Mac, vedete che spunta questa iconcina tratteggiata, clicco e in automatico abbiamo la nostra selezione. Perfetto. Andiamo un pochettino così, di zoom così, e iniziamo a utilizzare il nostro fantastico comando che ci permetterà di provarci il nostro capo d'abbigliamento del colore che vogliamo. Sto parlando di corrispondenza colore. Clicchiamo
e si apre questo pannello. Allora, lasciamo tutto com'è per adesso e pensiamo soltanto a questa impostazione. Origine. L'origine per adesso è nessuna. Vedete qua la miniatura? In realtà l'origine è questa foto. Prova abito.jpg. Prova abito.jpg. Si attivano queste due spunte che al momento non ci interessano. Ammettiamo il colore viola. Quindi viola è JPEG, questo di qua, il nostro abito in viola, guardate che era questo l'abito in viola, guardate qua, abbiamo già il nostro fantastico abito in viola. A questo punto posso scegliere anche di aumentare la luminanza. Come vedete i colori, andando verso destra, diventano sempre più chiari, così verso sinistra diventano più scuri. Quindi ammettiamo così vada bene. Questa è l'intensità di colore e questa è la dissolvenza col colore che stava sotto. Quindi ovviamente se questo aumento va a dissolversi sempre di più. Quindi buono non vuoi posso creare pure combinazioni. Vedete qua è uscito pure un bel color rosa. Ritorniamo a noi. Aumentiamo questo e questo è il colore viola. Ora, se vogliamo fare le cose per bene, creiamo un livello per ogni colore dell'indumento. Quindi andiamo sul livello di sfondo, con la selezione attivata facciamo Ctrl J o Command J e in questo modo duplichiamo il nostro indumento da modificare il colore. Questo è il nostro livello, che come vediamo è il nostro abito. Quindi sul livello 1 selezionato andiamo a fare la stessa operazione. In questo modo lasciamo intatto il nostro abito di partenza. Corrispondenza colore, viola. Ecco, mettiamo la spunta, usa selezione insorgente per calcoli colore. In questo modo, comunque questo già è fantastico questo colore. Ok, perfetto, selezioniamo con Ctrl o Command su questa iconcina, andiamo sempre su questo come partenza, Ctrl J. A sto punto lo facciamo altre due volte perché questo diventerà il viola, o meglio già lo è, questo sarà il verde e questo sarà, chiamiamolo azzurro. Ok, nascondiamo questo, andiamo su questo, immagine, regolazioni, corrispondenza colore, applichiamo il verde abbiamo detto e usa selezione sorgente. Ok, a questo però dobbiamo aumentare la luminanza, fantastico, e confermiamo. Ok, ritorniamo all'azzurro, nascondiamo il verde e selezioniamo il livello che diventerà azzurro, immagine, regolazioni, corrispondenza colore e applichiamo blu. Diminuiamo la luminanza. Ok. E quindi vediamo un po'. Viola, verde e blu. Ok, spero che vi possa essere utile.